Buonasera e benvenuti al telegiornale di Toscana TV. Oggi era il giorno della grande manifestazione organizzata dai sindacati a difesa della scuola e della Costituzione e Firenze ha risposto alla grande, non solo Firenze perché tante persone sono arrivate anche da fuori, migliaia sono scesi in piazza, c'è come sempre il solito balletto delle cifre, gli organizzatori parlano di 40, qualcuno addirittura 50.000 persone, la questura dice 20.000 persone, in ogni caso il colpo d'occhio offerto dalla piazza era sicuramente quello delle grandi occasioni. Tra tanta gente comune che è scesa in strada, anche tanti politici con una sorta di prove di nuova opposizione, perché c'era la neosegretaria del PD Elly Schlein, c'era il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che si sono incontrati, hanno parlato, c'erano e i vari rappresentanti dei partiti di sinistra, i Verdi, Sinistra Italiana, c'era Italia Viva, insomma diciamo c'era tutto il mondo degli sconfitti alle ultime elezioni politiche che si è ritrovato in piazza insieme agli studenti, insieme a tante persone. Ora ascoltiamo da Rachele Campi che ha seguito per noi la manifestazione, ci racconta quello che è successo, poi sentiamo le voci dei politici e quelle delle persone comuni che erano in piazza. Sono migliaia le persone che si sono radunate nel primissimo pomeriggio di oggi in Piazza Santissima Annunziata intorno alle 2 per partecipare ad una manifestazione antifascista, una manifestazione voluta dopo i fatti che sono accaduti all'esterno dell'Istituto Michelangelo a Firenze. Parliamo dell'aggressione a 2 studenti per mano di 3 appartenenti di Azione Studentesca. La miccia diciamo che ha acceso questa manifestazione è partita dopo le parole del ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, che ha giudicato la lettera scritta dalla preside del Leonardo da Vinci, Annalisa Savino, ai propri studenti inappropriata. Ha detto affermazioni ridicole, non c'è pericolo fascista, una lettera che comunque ha provocato molte reazioni politiche e che voleva però essere uno spunto per i giovani e per dichiarare la scuola antifascista. E oggi hanno sfilato in corteo per le strade migliaia di persone, famiglie, studenti e anche insegnanti e istituzioni, fino ad arrivare proprio qua in piazza Santa Croce, e tanti politici scesi in campo, dalla neosegretaria del Partito Democratico Elly Schlein al sindaco di Firenze Dario Nardella, con il presidente Eugenio Giani, Giuseppe Conte, Nicola Zingaretti, Nicola Fratoianni, Maurizio Landini, Angelo Bonelli dei Verdi e Giorgio Lamalfa. E era anche presente la preside dell'Istituto Leonardo da Vinci, Annalisa Savino, tutti insieme per dire no al fascismo. A seguito di quella aggressione squadrista, la migliore risposta è esattamente questa, questa straordinaria partecipazione che è il vero antidoto a quell'indifferenza che non ci può essere, perché il messaggio di oggi da questa piazza è chiaro, quei metodi violenti non passeranno, quei metodi squadristi non passeranno. È la piazza di tutti, perché la scuola è di tutti, la Costituzione è di tutti e noi siamo stati feriti 2 volte, la prima volta con questo gesto violento, questa aggressione agli studenti del liceo Michelangelo 2 sabati fa, la seconda volta con le parole del ministro Valditara. Mi pare che il valore della Costituzione, il valore della democrazia e quindi della contrarietà a qualsiasi atto di violenza o ritorno a logiche di squadrismo, la gente non ne vuole sentir parlare, e applicare la nostra Costituzione vuol dire anche dare valore al lavoro, dare valore alla scuola, combattere quelle disuguaglianze che ci sono. Vedete, con il ministro Piantedosi e il ministro Valditara, questo governo ha gettato la maschera della buona immagine della Presidente Meloni, quella Presidente Meloni che non solo non va a Crotone, ma che tollera le parole disumane del ministro Piantedosi. Si dovrebbero andarsene, stanno disonorando il paese e la Costituzione su cui hanno firmato. Se lo strumento è quello o sono altri lo discuteremo, noi naturalmente siamo non solo disponibili ma convintamente parte di questo processo. La violenza va sempre condannata, ancor più se c'è uno sfondo di carattere politico, e soprattutto dobbiamo difendere la scuola, le istituzioni, dobbiamo difendere la Costituzione.
ma studio qui a Firenze, proprio in questa piazza qui vicino, per cui quello che è successo mi tocca da vicino. L'unica reazione possibile a eventi come questi è prendere posizione netta, dichiararsi antifascisti, e appunto questo assolutamente sì. Ho deciso di portare anche sua figlia di 4 anni qui alla manifestazione. Sì, magari per lei non è facile capire la situazione, però mi sembrava importante iniziare a spiegargli la situazione, la nostra storia e anche coinvolgerla. Penso che la violenza vada bandita in ogni caso dalla società e soprattutto dalle scuole. Taglio di non violenza soprattutto, perché non ha senso e non si risolvono le questioni parlando. Parliamo ancora di politica, ma ci spostiamo a Siena, dove le acque restano molto agitate nel centrodestra e dopo la sfiducia partita da Fratelli d'Italia nei confronti di quello che doveva essere il candidato sindaco unitario Montomoli. Da Roma arriva il diktat di trovare un nuovo candidato che sia unitario. Intanto però Montomoli non si arrende e dice che lui proseguirà anche da solo. Il diktat da Roma parla chiaro, compattezza in vista delle elezioni amministrative di maggio. Il centrodestra dalla capitale non transige di fronte all'ipotesi di una spaccatura tra Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia sulla candidatura a sindaco di Siena. Un diktat che dovrebbe accelerare le operazioni per l'ufficializzazione di Nicoletta Fabio candidata, prescelta dal partito di Giorgia Meloni e sostenuta dai cugini di governo. Non senza qualche mal di pancia da parte degli iscritti senesi che lamentano diverse incomprensioni nell'affermo Montomoli massoneria. E proprio il docente universitario ha annunciato che proseguirà la propria strada con le mani libere per sua stessa ammissione e nella prossima settimana racconterà in una conferenza stampa la sua versione di un matrimonio, quello coi partiti, durato poco più dell'accompagnamento all'altare. L'altro diktat da Roma, la compattezza, riguarderebbe anche il terzo polo. Italia Viva avrebbe tentato in tutti i modi di ricucire con Azione dopo l'annuncio di una discesa in campo con tanto di lista e candidato sindaco. Una discesa in campo, però, che ancora non ha trovato l'ufficialità nonostante i proclami iniziali. Intanto il parterre dei candidati sindaci si arricchisce e ai 4 già noti si aggiunge Alessandro Bisogni, sostenuto da Siena Popolare, e dai 5 Stelle trapela la volontà di correre verso le urne con un proprio nome. Oltre di diktat romani, si aprirà una settimana decisiva per far quadrare i conti in vista delle urne. Il tempo stringe e il 14 maggio si avvicina. La squadra mobile di Pistoia ha arrestato 2 uomini accusati di aver messo a segno un numero molto alto di colpi nelle case, sia in Toscana sia in Emilia. La squadra mobile della Questura di Pistoia, in esecuzione di un decreto di fermo emesso dalla locale procura, ha arrestato 2 trentenni georgiani, entrambi senza fissa dimora e irregolari in Italia, indagati per numerosi furti in abitazioni compiuti in Toscana e Emilia-Romagna. L'arresto è avvenuto a Firenze. L'attività di monitoraggio e contestuale pedinamento su strada, fa sapere la Questura di Pistoia, ha consentito alle pattuglie della squadra mobile di bloccare l'autovettura con a bordo gli indagati, gravati da numerosi precedenti specifici, mentre stavano entrando nel centro urbano del capoluogo toscano. L'auto sulla quale viaggiavano i 2 indagati è stata perquisita e nascosti al suo interno sono stati trovati monili d'oro, ritenuti probabile provento di furto, nonché vari grimaldelli artigianali di differenti lunghezze e dimensioni e altri attrezzi atti allo scasso. I 2, a seguito dei gravi indizi di reato emersi nel corso dell'attività investigativa, sono stati portati in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ancora cronaca con un doppio colpo messo a segno dalla banda del Bancomat questa notte. I banditi intorno alle 2.30 hanno prima fatto saltare con una carica esplosiva il banco posta dell'ufficio postale di Stabia, una frazione Cerreto Guidi, lo vediamo nella foto, e hanno portato via 35.000 euro. Un paio d'ore dopo il secondo colpo, stavolta in via Barberinese a Campi Bisenzio, ai danni della filiale del Banco BPM. In questo caso le telecamere hanno immortalato 4 persone con il volto travisato che, dopo aver forzato la porta della stanza del bancomat, hanno fatto esplodere l'apparato e portato via i soldi. In entrambi i casi le indagini sono dei carabinieri. E ad Arezzo, in corte d'assise, il processo al matricida di Calbenzano, i giudici dovranno ora esprimersi sulla perizia psichiatrica che ha dichiarato l'uomo incapace di intendere e di volere.
Manuele Andreini, il 49enne di Calbenzano, che la sera del 13 ottobre dello scorso anno uccise la mamma, il prossimo 1 aprile conoscerà la sua sorte giudiziaria. Questa mattina il caso è stato affrontato dai giudici della Corte di Assise. La Corte ha acquisito la perizia psichiatrica che attesta l'incapacità di intendere e di volere dell'uomo che all'arrivo dei carabinieri confessò il delitto. Andreini soffocò la madre nel sonno e ai militari dell'arma, quando arrivarono in casa sua, disse di non sapere perché aveva fatto quel gesto. Già il 22 dicembre scorso il perito attestò il suo vizio totale di mente. L'uomo venne subito associato in una struttura residenziale psichiatrica di secondo livello, dove iniziò il suo percorso. Quindi da Sollicciano venne spedito in una REMS ad Abbadia San Salvatore, dove attualmente si trova in libertà vigilata. Principalmente si dedica alla pittura e alla poesia. Parliamo ora della Multiutility Toscana, perché da Pistoia arriva una frenata. Il comune ha votato no all'allargamento del CDA a 11 membri. Il sindaco spiega perché non ci piace il piano industriale. Non ci interessano i posti, il tema vero è il piano industriale che non ci convince. Così il sindaco Alessandro Tomasi motiva il voto contrario del comune di Pistoia all'ultima assemblea della Multiutility Toscana in merito all'allargamento del consiglio di amministrazione a 11 membri. L'allargamento del consiglio di amministrazione a 11, anziché 9 come avevamo votato la precedente assemblea, non è stato condiviso. Nei modi, nei tempi, e non l'abbiamo capito, quindi abbiamo votato contro. Per noi il Consiglio di amministrazione rimane a 9. Obiettivo dell'operazione di allargamento già annunciata in occasione dell'atto di fusione che ha portato alla nascita della Multiutility stessa è dare rappresentanza a tutti i nuovi azionisti della società. È importante dire che non ci interessano posti, o non è il tema del Consiglio di amministrazione, il tema è il piano industriale. Noi tendiamo di capire e di partecipare alla discussione su un piano industriale che aumenta i servizi, li migliora, aumenta gli investimenti e speriamo riduca le tariffe. L'obiettivo è lontano, bisogna iniziare a lavorarci. I nuovi componenti nominati dall'Assemblea dei Soci sono Marco Baldassarri, avvocato, Francesca Calamai, dottore commercialista, Francesca Panchetti, manager del gruppo Kering, Lorenzo Perra, presidente di Publiacqua, Nicola Perini, presidente di Cispel Toscana, Filippo Sani, dottore commercialista. I nuovi membri si uniscono al CDA fino alla regolare scadenza, ossia all'approvazione del bilancio 2022. Grande successo stamani all'Open Day dell'Ateneo Fiorentino al campus Morgagni. Sono stati circa 2000 i ragazzi, gli studenti che hanno cercato un po' di illuminazioni sul cammino da intraprendere. Oltre 2000 studenti delle scuole secondarie superiori hanno partecipato a un giorno all'università, l'Open Day dell'Ateneo Fiorentino rivolto alle future matricole che si è svolto al campus Morgagni. Nel vostro stand che cosa consigliate ai ragazzi? Di controllare l'attività per i tirocini curriculari, che è quella che possono fare durante il corso di studi, attribuisce crediti formativi, possono essere svolti presso tanti tipi di soggetti ospitanti, dalle aziende, ai liberi professionisti, agli enti pubblici, ed è in alcuni casi obbligatoria, quindi informarsi per tempo, questo è quello che consigliamo. Noi della Scuola d'Architettura offriamo dei corsi di laurea triennali e dei corsi di laurea quinquennali, ovviamente. Abbiamo un corso di laurea quinquennale a ciclo unico per coloro che sono sicuri di iscriversi a Firenze e di laurearsi a Firenze in architettura. Per avvicinarsi al mondo universitario sono state proposte prime lezioni, stand delle scuole di Ateneo e dei numerosi servizi offerti agli studenti, student caffè per un confronto con i tutor, attività di career counseling. La giornata è stata aperta dalla rettrice dell'Università di Firenze, Alessandra Petrucci. Noi cerchiamo di fare in modo di dare le informazioni più utili per poter fare una scelta consapevole. Le scelte devono essere fatte comunque sempre dai ragazzi in virtù soprattutto delle proprie aspirazioni, delle proprie volontà, dei propri sogni, ma chiaramente con queste informazioni è più facile capire quanto questi sogni si possono avverare. E un Open Day c'è stato stamani anche all'Istituto degli Innocenti, in questo caso per presentare il servizio Giocare e Conversare per Crescere Insieme.
Riparte a pieno regime il cantiere di Crescere Insieme, il servizio educativo sperimentale gratuito promosso da Regione Toscana e Istituto degli Innocenti, nell'ambito delle attività del Centro Regionale di Documentazione per l'Infanzia e l'Adolescenza e parte dell'offerta complessiva del Polo 06 Innocenti per l'Infanzia, con l'obiettivo di promuovere attività orientate al sostegno della genitorialità, accogliendo bambine e bambini e le loro famiglie in un contesto di relazione, socializzazione e gioco. Giocare insieme è un servizio che è dedicato a mamme e bambini, genitori e bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi. Conoscersi insieme è un servizio che è dedicato ai genitori per condividere insieme le esperienze della propria genitorialità e formarsi insieme, che è uno dei capisaldi dell'Istituto degli Innocenti, che è quello di formare gli educatori affinché possano specializzarsi nel settore socioeducativo. E per ultimo anche i primi passi, che sono un servizio di accompagnamento per le gestanti, anche per le neomamme. Bisogna puntare principalmente sul futuro dei nostri bambini, che poi è anche il nostro futuro. Assemblea straordinaria a Pistoia della Società della Salute sui nodi dell'assistenza territoriale, dalla riorganizzazione del servizio di emergenza-urgenza ai problemi del pronto soccorso. Emergenza-urgenza, guardia medica e pronto soccorso sono i principali nodi affrontati nel corso dell'Assemblea straordinaria della Società della Salute Pistoiese, alla luce della riforma varata che prevede la riorganizzazione dei servizi territoriali. Per quanto riguarda l'emergenza-urgenza del nostro territorio, noi siamo già ormai da tempo riorganizzati e ristrutturati, e quindi la riforma non ci toccherà. Per il nodo del pronto soccorso? Per il nodo del pronto soccorso, quello è una situazione veramente complicata e complessa che probabilmente si alleggerirà nel momento in cui partirà veramente la casa della comunità e l'ospedale di comunità al Ceppo, così come la casa della comunità a Quarrata, che permetterà di trovare appunto all'interno di queste strutture delle risposte di primo soccorso, e in questo caso solo i casi più urgenti troveranno finalmente nel pronto soccorso il punto di riferimento. Per il pronto soccorso chiaramente facciamo tutto ciò che sia possibile fare. Abbiamo detto più volte anche sui giornali che purtroppo c'è una carenza importante per quanto riguarda i medici dell'emergenza, e quindi stiamo facendo bandi ogni volta che c'è l'uscita dei nuovi Deneo specializzati, e quindi gradatamente che abbiamo la possibilità andiamo assumendo. Purtroppo il numero degli specializzandi che si specializzano sono decisamente inferiore al bisogno attualmente in essere di pianta organica. Il Comune di Prato ha detto stop alla giungla degli interventi per i sottoservizi, è stato creato un coordinamento e intanto fioccano le multe. Stop all'asfalto appena steso e asciugato, subito bucato per un nuovo allaccio privato per interventi di riparazione, lavori stradali non comunicati nonostante l'obbligo imposto dal regolamento comunale e ai ripristini fatti male. L'obiettivo è ambizioso e più volte tentato, ma ora prende corpo in forma collettiva. L'assessora alla città curata del Comune di Prato, Cristina Sanzò, ha riunito nel salone consiliare tutti gli enti e le aziende che si occupano di sottoservizi, acqua, fibra, energia. La parola d'ordine è coordinarsi. Magari utilizzare periodicamente delle conferenze dei servizi nelle quali le programmazioni degli enti si vanno ad intersecare con quelle del Comune. Il coordinamento è frutto di una linea dura tenuta dall'assessorato, fatta soprattutto di multe che ammontano a 800 euro ciascuna. Qualche numero fornito da Consiag Servizi. Nel 2022 le sanzioni sono state ben 136, tra mancate comunicazioni e ripristini raffazzonati. Nell'ultimo quadrimestre 2022 sono state 70, da gennaio a oggi al momento sono 10. Multe spesso indirizzate ai subappalti, che hanno provocato più di un mal di pancia tra le aziende, ma che hanno poi portato a convergere sulla necessità di un
coordinamento nell'interesse di tutti, anche perché il ricorso al giudice di pace tentato da qualcuno si è rivelato inutile. Fatta eccezione per un caso che conteneva un errore, le 50 multe contestate sono state confermate e quindi raddoppiate. Meglio quindi trovare un accordo. La struttura viaria è un patrimonio del comune e dei cittadini pratesi. Le risorse purtroppo non sono infinite e tutti combattiamo con difficoltà economiche e fa davvero male aver terminato magari il ripristino di un tratto stradale e dopo pochi giorni vederlo nuovamente distrutto o comunque ripristinato male. È sabato 8 luglio la data scelta dall'organizzazione d'intesa con il Comune per ospitare a Firenze il Toscana Pride 2023. C'è grande attesa, viene spiegato in una nota degli organizzatori, per questa manifestazione che nel suo ritorno nella città capoluogo potrebbe raggiungere il record di presenze superando le 30.000 persone. C'è molta voglia di tornare in piazza, dicono gli organizzatori, in un momento in cui la nostra comunità è attaccata dall'esterno ma anche dall'interno. E ci spostiamo ora invece a Grosseto, dove Legambiente e l'Università di Siena hanno testato e monitorato lo stato di salute delle spiagge della Maremma e il quadro che ne esce non è rassicurante. Spiagge e Maremma presentati da Legambiente Università di Siena i dati relativi al loro stato di salute nell'ambito del progetto Common. Rilevati più di 300 rifiuti per ogni 100 metri lineari di spiaggia, oltre il 95% in plastica, per la metà si tratta di oggetti in plastica monouso. In vetta alla classifica dei rifiuti mozziconi di sigaretta. È una situazione particolarmente importante per quanto riguarda la presenza di cicche di sigarette, cotton fioc, che comunque vengono portati per la maggior parte dai fiumi. Il mare ci porta molta plastica e dobbiamo anche da questo punto di vista sia intervenire per toglierla, sia cercare di prevenire il più possibile. Abbiamo fatto un monitoraggio multiplo, abbiamo sia monitorato i rifiuti spiaggiati sia macro che microplastiche su tre spiagge della Maremma, Scarlino, il Parco della Maremma e la Feniglia. Poi abbiamo anche valutato l'ingestione delle microplastiche in pesci di interesse commerciale. Partendo dalle spiagge, le concentrazioni sono ben al di sopra della famosa soglia di 20 oggetti ogni 100 metri. Pensate che in alcuni casi abbiamo fatto dei monitoraggi stagionali, per esempio un monitoraggio invernale della Feniglia sono trovati quasi 1000 oggetti per ogni 100 metri. Qui mediamente nelle spiagge toscane siamo sui 200-250 oggetti. La quantità di microplastiche che abbiamo analizzato nel tratto gastrointestinale delle specie ittiche non sono così elevate. Il 70% delle tartarughe marine che abbiamo analizzato aveva plastica nello stomaco. E stasera, tra poco, nel posticipo del campionato di Serie A, la Fiorentina ospita al Franchi il Milan e la partita coincide con il quinto anniversario della scomparsa di Davide Astori. Il giocatore sarà ricordato con una speciale coreografia fatta dalla curva Fiesole e poi, come accade sempre quando la Fiorentina gioca al Franchi, al minuto 13, che era la maglia di Astori, ci saranno cori, ci saranno applausi, ma non solo, sugli spalti verrà anche organizzato una raccolta fondi per l'associazione intitolata al calciatore scomparso. Sentiamo questo ricordo. Sono passati 5 anni dalla morte di Davide Astori, 5 anni da quel terribile 4 marzo 2018. L'attesa della partita contro l'Udinese si trasforma in tragedia, il grigiore e il silenzio di Udine avvolgono tutta Italia e non solo. La partita non viene giocata, Davide Astori non c'è più. Davide muore a 31 anni, lasciando una moglie e una bimba che aveva allora soltanto 2 anni. Un uomo con la U maiuscola, un uomo e giocatore d'altri tempi, un capitano ad hoc, sempre pronto ad assumersi le responsabilità e metterci la faccia quando era necessario. Questo era Davide Astori, a detta dei suoi ex compagni. Dopo le giovanili nel Milan, le esperienze con i più grandi, con Cremonese, Cagliari e Roma, nell'estate del 2015 arriva a Firenze e 2 anni dopo, il 14 luglio del 2017, nel ritiro di Moena, Stefano Pioli lo nomina come nuovo capitano per la stagione che sarebbe cominciata a breve, purtroppo l'ultima. Alla Fiorentina è stato capitano per soli 8 mesi, pochi, ma questi gli sono bastati per entrare nei cuori dei tifosi viola.
Il figlio e il fratello che ognuno vorrebbe avere se potesse scegliere il miglior compagno di squadra che ogni ragazzo sogna di avere quando inizia il percorso in questo bellissimo gioco, così definito da Badel e compagni nella lettera letta al suo funerale. Al Franchi, sabato, proprio in occasione dell'anniversario della morte, la Fiorentina affronterà il Milan, la partita di Davide, le due squadre che hanno segnato l'inizio e la fine della sua carriera professionistica, un ricordo indelebile, in questo caso che tocca particolarmente anche i rossoneri, un motivo in più per ricordare l'ex campione. Capitano Viola. Era questa l'ultima notizia, il nostro telegiornale si chiude qui, io vi ringrazio per averci seguito, vi auguro una buona serata e l'abbiamo appena detto, alle 20:15 l'appuntamento su Toscana TV e con Casa Viola per seguire la partita tra Fiorentina e Milan.